Grazie.
Il mio cuore batte molto forte. Vi ringrazio tantissimo tutti di essere venuti, di aver sfidato la pioggia e tutto. E soprattutto ringrazio tantissimo Keith Ferrone e Marga Nativo per essere riusciti veramente a fare una cosa, direi, impossibile con tutte le difficoltà che ci sono stati. Per cui di aver realizzato questa, la rinascenza. La bellezza dell'arte e il risveglio dei sensi, che trovo un titolo veramente propiziatorio, speriamo, e bellissimo, per cui vi ringrazio veramente tanto. Poi vorrei ringraziare anche il laboratorio che ci ha stampato delle bellissime magliette che, se volete, trovate all'uscita e che aiutano proprio l'Oltrarno, artigiano, che in questo momento è un po', diciamo, in grande difficoltà. Questa performance multisensoriale, che spero vi sia piaciuta, è un inno d'amore alla creatività. Per cui queste 9 botteghe che sono anche rappresentate da queste installazioni, con gli strumenti che fuoriescono, che si intravedono, sono un po', le ho immaginate come dei sudari, che è una parola un po' forte, però con questi colori molto forti, perché sono un simbolo di energia positiva e di speranza. Vorrei anche ringraziare Smell, Arte dell'Olfatto, che ci ha realizzato un bellissimo profumo con il quale, che si chiama l'Oltrarno Artigiano, con il quale ho cosparso tutte le botteghe e le varie installazioni che vedete qua. Passiamo ai grandissimi musicisti che ho qui dietro, per cui Renato Cantini, trombettista. Stefano Tamborrino, invece percussionista. Bravissimi, vi ringrazio di aver, diciamo, accettato questa sfida di utilizzare anche tutti questi strumenti. Ringrazio anche Alessia Guarducci con la sua voce da soprano e vorrei ora invece fare un grazie molto speciale a Luca Lupi, che ha fatto le 9 coreografie e che si è dovuto adattare insieme alle giovanissime ballerine a questa situazione che ogni 10 minuti cambiava e per cui però ce l'abbiamo fatta. È stato molto bello, ti ringrazio tantissimo. E ringrazio tutte le ballerine, Federica Cangiano, Sara Picarelli, Beatrice Capanni, Giulia Fulchini, Ginevra Gioli, Anna Maria Nuzzi. E abbiamo finito. Grazie davvero per l'entusiasmo, per la dedizione, per la capacità di adattarsi a questa situazione che è cambiata in continuazione. Grazie mille. Grazie, bravissime. Thank you.